want to tell you one story. Voglio raccontarvi una storia allora. About Lord Chaitanya. Di Lord Chaitanya. Lord Chaitanya was in South India. Lord Chaitanya stava nel sud dell'India. And he was at one temple. Stava in un tempio. And in that temple, he saw one man. In quel tempio ha incontrato un signore. The man was sitting in front of a book of holy scripture. Stava seduto di fronte a un libro di scritture sacre. Called Bhagavad Gita. Chiamato Bhagavad Gita. He was turning the pages. Stava girando le pagine. And he was crying. E piangeva. Lord Chaitanya asked this man. Lord Chaitanya gli ha chiesto. Why are you crying? Perché piangi? The man said. E l'uomo disse. My spiritual master. Il mio maestro spirituale. Has instructed me. Mi ha istruito. To read the Bhagavad Gita every day. Di leggere il Bhagavad Gita tutti i giorni. But. Ma. I do not know how to read or write. Ma non so come leggere e scrivere. So all I can do is turn the pages. Quindi l'unica cosa che posso fare è girare le pagine. At that time. In quel momento. Lord Chaitanya asked him. Lord Chaitanya gli chiese. Is this why you are crying? E questo è il motivo per cui piangi? He said no. E se no? I'm not crying because of this. Non sto piangendo per questo. He said, I'm crying because I'm looking at this picture. Sto piangendo perché sto guardando a questa immagine. It is the picture of Krishna and his devotee, disciple, Arjuna. È l'immagine di Krishna e il suo discepolo Arjuna. I see that Krishna, God, loves his disciple so much. Vedo che Krishna ama il suo discepolo così tanto. That he has become his servant. Che è diventato il suo servitore. And he is the chariot driver for the disciple, for the devotee Arjuna. E quindi lui guida la carrozza? Lui guida il carro. Il carro. Guida il carro per il suo discepolo, quindi gli fa da servitore. I'm thinking how great is the love of God. Quindi penso a quanto è grande l'amore di Dio. That he has become the servant of his own devotee. Che lui è diventato il servitore del suo stesso discepolo. His own disciple. Del suo devoto discepolo. When I see this. Quando vedo questo. This makes me cry. Questo mi fa piangere. This love. Questo amore. And Chaitanya, Lord Chaitanya said. You may not be able to read. Lord Chaitanya gli disse, forse non sai leggere. But I can tell you. Ma posso dirti. That by this understanding you have. Che con la comprensione che tu hai. You are the greatest scholar of Bhagavad Gita. Sei il più grande scolare della Bhagavad Gita. Sei più studioso. Because you have understood the real essence of. Perché hai compreso la vera essenza del Bhagavad Gita. We see this kind of sentiment. Vediamo questo tipo di sentimento. Also in Jesus. In Gesù anche. When he bathes the feet of his disciples and kisses them. Quando lava i piedi dei suoi discepoli e li bacia. This shows. Dimostra. That real love of God means that you want to become even the servant of those whom you have created. Che significa che il vero amore divino vuol dire che sei volenteroso di diventare il servitore dei tuoi stessi discepoli. Why? Perché? Because they love you so much. Perché loro ti amano così tanto. They will sacrifice anything for you. Che si sacrificherebbero per te. Therefore you are ready to sacrifice everything. God is ready to sacrifice everything for them. Quindi tu sei pronto a sacrificarti per loro, questo è il pensiero divino. So this is the dynamic that we are. Questa called. È la dinamica. The dynamic of each party. Real love means I sacrifice everything for the satisfaction and love of the other, of the beloved. Quindi il vero amore, questa dinamica vuol dire veramente sacrificare tutto per l'altro. Then we understand the highest conception. Allora conosciamo il vero amore. Also, not only. Very difficult. Yes.
Of course. Certo. But it is an ideal that we try to attain. Certo. Però è un ideale che cerchiamo di raggiungere. Just like in our dealings with people in the world. Anche nei nostri rapporti con le persone nel mondo. Sometimes people hurt us for no reason. Certe volte le persone ci fanno male per nessun motivo. They perform activities which are very mean-spirited. Sì, è portata fuori. I'm sorry, cosa? It's okay, it's your phone. Yeah, I'm just sorry. Actually, there wasn't any signal here, so I don't know why. Sometimes we see that people are very mean-spirited. Certe volte vediamo delle persone proprio cattive. And so they may do something to hurt you. E quindi potrebbero fare qualcosa per farti del male. Physically. Fisicamente. Mentally. Mentalmente. Or emotionally. O emotivamente. So, on the lowest grade of material consciousness. Quindi sul gradino più basso della coscienza materialista. We want vengeance. Vorremmo il vendetta. Vendetta. We want to do something to hurt the other part. Vorremmo fare qualche cosa per fargli male. This is called the mood of ignorance. Questo è l'umore dell'ignoranza proprio. A little higher than that, a person remains angry about what happened. È un gradino un po' più alto, una persona rimane arrabbiata per quello che è successo. This is considered the mood of power. Questo è l'umore della passione. On a higher level, a person may think, okay, they have done something wrong, so I will take them to the court, or I will take them to the law, and I will get justice. A un livello un po' più alto ancora ci sta chi dice vabbè hanno fatto qualcosa che non devono fare, li porterò in corte e otterrò, cercherò di ottenere giustizia. This is the mode of goodness. Questo è una modalità diciamo della bontà, un sentimento. Higher than this. È un po' più alto. A person will forgive the other person. Una persona è disposta a perdonare l'altro. That they will tell them, okay, you made a mistake against me, but I have no any bad feeling in my heart. I forgive you. Quindi una persona può dire, guarda, hai fatto una, mi hai danneggiato, hai fatto qualcosa che non devi fare nei miei confronti, però io sono disposta a perdonarti. But even higher than this. Ma ancora più in alto di questo. A person will say. Una persona direbbe, God, Dio, please forgive this person. Dio, for what they have done to me, and do not give them any reaction. Dio, perdona per questa persona per quello che hanno fatto a me e non fare in modo che ci sia una reazione a questo. We see this in Jesus Christ. L'abbiamo visto in Gesù Cristo. In the time of Lord Chaitanya, there was one saint named Haridas. All'epoca di Lord Chaitanya c'era un santo che si chiamava Haridas. He was beaten with whips. È stato fustigato con le fruste. For an entire day. Per un giorno intero. Because he was a Muslim by birth, but he was saying the name of Krishna, God. Perché era di nascita musulmano, però stava recitando il nome di Krishna. So. He prayed the entire time. E ha pregato per tutto il tempo. God, please forgive them. Dio, perdonali. Do not give them any reaction. Non gli far avere una punizione. They don't understand why they're. Non capiscono quello che stanno facendo. So, this is the mood of those persons who are in the highest love of God. Quindi questo è il sentimento delle persone che stanno nell'amore divino a livello più alto. These are not easy sentiments to embrace. Questi non sono sentimenti facili da raggiungere. Because we are influenced by the nature, material nature. Perché siamo influenzati dalla natura materialista. The moods of ignorance and passion are very strong in the world.
I sentimenti di ignoranza e passione sono molto forti nel mondo. We see people constantly fighting against each other in the Middle East and other places of the world. Vediamo persone che lottano tra di loro in Medio Oriente e in altre parti del mondo. For generations and generations they carry a vendetta. Per generazione dopo generazione portano la vendetta. Anger and hate. E portano rabbia e odio. These things are not easy to remove. E queste cose non sono facili da togliere. And these moods go into the atmosphere. E questi sentimenti entrano nell'atmosfera. And they actually poison the consciousness of people all over the world. E avvelenano la coscienza delle persone in tutto il mondo. In the cinema, this theme is played again and again. Al cinema questo tema viene fatto vedere e rivedere. That people commit horrible acts. Che persone fanno degli atti orribili. And the resolution is by vendetta or by anger or by force. E la risoluzione è sempre una vendetta o una violenza. So people are constantly being bombarded with this conception. Quindi le persone sono continuamente bombardate da questo concetto della vendetta. This is why we should try to avoid being influenced by these conceptions. Quindi bisogna cercare di evitare di essere influenzati da questi concetti. We should spend less time watching news or looking at cinema. Dovremmo evitare di guardare telegiornali, servizi violenti o il cinema quando è così. Because these will feed our feed us with emotions from the lower levels of life. Perché ci alimenteranno di emozioni dei gradini più bassi della vita. Better we should spend more time chanting and reading and glorifying God. Quindi è meglio passare il tempo piuttosto a cantare, a leggere e a glorificare il nome di Dio. This will elevate our consciousness to a higher level. Perché questo eleverà le nostre coscienze a un livello più alto. Help us to understand how to develop love for everyone. E aiutarci a capire come sviluppare l'amore per gli altri. The more we do this, più lo facciamo, on an individual basis, a livello individuale, and then spread it to others, e poi lo facciamo arrivare agli altri. Then it will grow and grow. E quindi crescerà e crescerà. You know, Mahatma Gandhi used to say, Mahatma Gandhi diceva, that become the change that you want to see in others. Diventa il cambiamento che vuoi vedere negli altri. This is very important. Questo è molto importante. First you have to change yourself. Prima devi cambiare te stesso. First your heart has to change. Prima il tuo cuore deve cambiare. Your mood has to change. Il tuo sentimento deve cambiare. And then when you develop the spiritual sentiments, e quando sviluppi questi sentimenti spirituali, then you can give them to others. Allora li puoi donare agli altri. Then you can affect a change in other people. E poi puoi provocare un cambiamento negli altri. So this is the process of bhakti. E quindi questo è il processo del bhakti. On a personal level, we glorify the names of God every day by the rosary, with the rosary. Quindi a livello personale glorifichiamo la A livello individuale glorifichiamo il nome di Dio quotidianamente attraverso l'utilizzo del rosario. It's like you have a rosary in the Catholic, but we have a rosary. Come c'è il rosario nella Chiesa Cattolica, c'è anche. On each bead we recite the 16 names of God. Su ogni grano recitiamo tutti e 16 i nomi. And then we have meetings like e poi abbiamo riunioni come queste with the public. Con il pubblico. And we sing names of God. E cantiamo insieme il nome di Dio in insieme. A very joyful manner. In un modo gioioso. And sometimes e certe volte we go on the streets. Andiamo anche per strada. And we sing in the public. E cantiamo avanti a tutti. And we spread the joy to everybody. E diamo la gioia a tutti, la condividiamo.
So these are the ways that we can do. E questi sono i modi che noi possiamo fare. How we can develop and benefit personally and for others. Come possiamo sviluppare individualmente e anche la collettività. So do you like this idea? Quindi vi piace questa idea? Sì. We need more love in the world, huh? Ci serve più amore nel mondo. Less hate. Meno odio. Less violence. Meno violenza. Less vendetta. Meno vendetta. More love, more compassion. Più amore, più compassione. More joy. Più gioia. Yeah.